Una dieseltecnica corsara al Palacolombo di Ruvo di Puglia sfiora l'impresa contro la capolista alzando bandiera bianca solo nelle battute finali del match sul risultato di 84 a 70. I Blue Boys giocano una partita di grande attenzione in fase difensiva e trovano la via del canestro con continuità per abbondanti 35 minuti. A 5 dal termine però la capolista pugliese alza il ritmo difensivo, martella la retina e chiude il match volando solitaria a 30 punti in classifica. Abbiamo secondo me fatto una buona partita, anche andando sia nel secondo quarto che nel terzo quarto meno 13 abbiamo avuto la forza e la capacità di ritornare in gara. Nel finale vuoi la profondità di Ruvo, vuoi soprattutto la capacità di prendere i tiri giusti nei momenti giusti con gli uomini giusti, mi riferisco soprattutto al tiro da tre di Gatto e un paio di situazioni con Gersetti. Chiaramente la partita è andata, però sapevamo che era una partita quasi impossibile per noi, però a differenza che con Sant'Antimo, dove abbiamo fatto una gara perfetta per tre quarti, stasera l'abbiamo fatta secondo me per 35-36 minuti, sbagliando le scelte negli ultimi 4 minuti, quindi siamo sulla strada giusta. In questa fase del campionato affrontiamo le squadre più forti. Infatti ci aspettano le due prossime partite casalinghe contro la seconda e la terza, Luis e Roseto, quindi altre due squadre fortissime. Dobbiamo continuare a lavorare e farci trovare pronto poi nelle partite in cui è più alla nostra portata. Che risposte cercavi da questa gara? No, cercavo una continuità, perché continuità soprattutto di voglia, di attenzione. Venivamo sicuramente da una buona gara con Sant'Antimo, venivamo però dall'ultima trasferta a Teramo dove non eravamo entrati in campo se non solo per il primo quarto, quindi stasera su un campo difficilissimo siamo stati in partita per tanti minuti. La squadra sta crescendo, abbiamo prodotto comunque 70 punti, non sono tante le squadre che a Ruvo hanno fatto 70 punti, quindi di questo sono contento. Sappiamo chi siamo, sappiamo qual è il nostro campionato, qual è il nostro obiettivo e quindi dobbiamo continuare a lavorare e a credere in noi stessi.